Vediamo dove stiamo andando qui, Giorgita. Stiamo vedendo di amore, che cazzo. Oh, amico, salve! Che stavi a fare qua? No, eh? Invece di lavorare. Sei nascosto, devo rifumare una sigaretta, voglio fare una pausa, noi non abbiamo niente. Cioè, vedi, qua magari questo pezzo ci dobbiamo andare qua, Ashley, quindi è meglio faccelo. L'allero. Ah, pure quell'altro si è rialzato. Ok. Che pizzette. Marocchea. No, pensavo di poterla parare. Mannaggia, lesiona. Morto? Piaccicato. Piaccicato malamente, oltretutto. Allora, prendiamoci una di queste con la piantina gialla, così ci allunga anche un pochino la vita. Questa per scommettere che ci fa aprire la porta al contatto. Sì, perché vedi? Ma il nostro obiettivo dov'era? Il nostro obiettivo è liberare... Ah, allora, c'è. Secondo me, da lì non possiamo liberarla, allora, a questo punto, mi viene in mente ciò. Forza lei. Vedi? Serve una scheda. E noi la scheda la dovevamo prendere a qua sopra. Come al solito noi andiamo al contrario, qualsiasi cosa facciamo. Diciamo che siamo messe male con i colpi, ma bene con la vita. Quindi possiamo subire malamente i danni. E scoltellare. Esatto. Finché regge il coltello. Questo è brutto. Mamma, avrà visto. E dai! L'ho parato però, Minatore. Ok. Sei tutto spiaccicato malamente come al solito. No, sicuramente la troveremo su qualche cadavere sta scheda, perché tanto è... Sì, sicuramente. Standard. Valigetta. Munizioni carabina. Chissà perché ce ne sta dando. Ci piace. No, non ci piace in realtà. Carichiamoci tutto. O dove possiamo andare con altri? Torniamo indietro. Non è il momento questo di affrontare questo pezzo. No, no, no. Non è il momento giusto. Dentro la scheda. Non è il momento giusto. Non lo è. Non lo è. Non lo è mai. Non lo è mai il momento giusto per affrontare questo pezzo. Se non te la senti, metti pausa e ci fermiamo. No, no, ma dai. Dobbiamo superare le nostre paure. Questa è una delle mie paure più grandi nei videogiochi. Questo pezzo. E quindi l'affronterò. L'affronterò per voi, ragazzi. Per me, per tutti. Ma io gli tiro la bombona. Altro che. C'è un topo. Sai, io. La paura più, mia più grande è che questo piace ciccia fuori senza che se ne accorgiamo. E ci fa uno zombo. Ok. Signore, hai esagerato con la. Come si dice quando fanno le cose per la bronzatura? C'è Salvador! Meno male. Forse allora non è qua. La lampada. Fatti dicevo. Un bel regalino. Sì, me lo faccio un bel regalino. Vediamo un po'. Come posso essere... Ah, aspetta, vediamo se possiamo mettere tutti i gioielli diversi nella nostra corona elegante. Allora. Allora, abbiamo una di queste. Una di queste. Una di queste. Uno di questi. E uno di questi. Ci dà 2 per, quindi se noi adesso questo oggetto lo vendiamo a 100.000, ci dà il trofeo, teoricamente. Qua diceva 100.000, quindi... Ok, mettiamolo anche qui, e lince. Pure la lacrima. I tuoi allora. Oggetti preziosi non serviranno a nulla. Ah, oh, che bello che non l'abbiamo bello. Mancato! Uovo di gallina marrone. A caso. Un cassolone. Dove sta la gallina, raga? Di Roma. Vamos avanti. Eccola. Ore della battaglia ti si è appiccicato addosso, amico.
Tesori, tesori ce ne sono tanti. C'è il congelatore, c'è questo tesoro, stanza delle dissezioni. Ci serve un'altra scheda pure qua? Sì. Allora, tutto a posto, Giorgia, non avere paura perché noi non gli permetteremo neanche di scureggiare a questi nemici. Destra, sinistra. Sinistra è chiuso, però, cioè, Com'è chiuso? c'è una stanza chiusa. Dove la vedi? Tutto è chiuso. Però qui nel congelatore io mi ricordo che c'era un famoso mirino che ci permetteva di uccidere questi nemici più facilmente. Quindi andiamo prima qua. Cioè, spero che. Serve No, è chiuso, la scheda. niente. Che ansia, signori! Non avete neanche idea! Ok, torniamo subito indietro. Me ne vado, basta qua. Finito qua. Il gameplay finisce qua. No, raga. Troppi spazi! E Cerchiamo di trovare la scheda subito con il ce l'avrà mirino. lui! Braccio. Abbracciami, Giorgia! Però sappi che urlerò. Dove sta? Dove sta? Ma è andato verso di qua, non c'è più! La Vabbè, sua. ora non ci No, interessa. dovevo leggere invece. La sua richiesta di aggiornamento della scheda magnetica è stata approvata dal capo del dipartimento. La prego di portare la sua scheda magnetica di livello 1 alla stanza delle dissezioni, a seguire la procedura descritta nella pagina seguente. Sovrascrivere la scheda per ricevere accesso a livello 2 utilizzando il dispositivo situato nella stanza congelatore. Sovrascrivere la scheda per ricevere accesso a livello 3 utilizzando il dispositivo situato nel laboratorio. Quindi dobbiamo andare a dissezione, congelatore e laboratorio. Si prega di chiedere il permesso di accedere al dispositivo al supervisore di ciascuna sezione. Ho paura. Io so che adesso che attivo questa cosa succede qualcosa di orribile. Bruttissimo. Non è successo niente, però. Dove sei, maledetto? Io lo sento. Sento respirare. Lo fanno. Fanno il verso di prima, regà. Fanno. Lo fanno, fanno. Lo fanno ancora! Dobbiamo andare. Giorgia, dobbiamo andare prima! C'è il ponte esclamativo! Dio, l'ho attivata! La corrente! Perché non si è attivata? No, era meglio prima! Che Ah, l'attivi di qua o l'attivi di là, capito? cosa bastarda! O da lì esce, signori, eh? Da davanti, eh. Raga, io lo sento. Brillocco. Devo andare qua in stanzetta a destra. Allora salve È dopo. rosso. Perché qua sicuramente ci sarà. Mirino. Esattamente. Ma sto coso qui? Vediamine! Uno si è attivato, hai visto? Questa. E questa. No, non va bene. Perché anche quella deve andare su. Due cose devono essere lì, capito? Ah, deve passare sia tramite questa che Ah, tramite quello non l'avevo quella. proprio L'ho visto. visto Eccolo, adesso. Quindi così. così dovrebbe andare. Yes. Pronta? No. Ok. Ta-da! Questa
chiusa, vabbè, chiusa. Oh, e apri, Where is? Allora. Infine ho generato una creatura, l'ho chiamata Regenerator. Ha una capacità metabolica incredibile, i suoi tessuti si rigenerano a oltranza, a meno che i parassiti che risiedono nel suo organismo non vengano distrutti. Osservando il corpo con un mirino con biosensore, ho potuto confermare che i parassiti si comportano come organi vitali nel corpo che li ospita, come se fossero molteplici cuori. Questa mia nuova creazione è praticamente immortale, persino il dottor Frankenstein mi stringerebbe la mano con ammirazione. Ho condiviso i risultati del mio esperimento con quel bastardo pretenzioso del mio collega. La sua faccia è diventata livida. Poi ha iniziato a scribacchiare nel suo taccuino. Pensavo che sarebbe stato colpito positivamente. Invece si è permesso addirittura di mettermi in guardia sui presunti pericoli dell'esperimento. È un idiota, tutto sotto controllo, tranquilli. Data, il soggetto inferocito è fuggito dalla sua vasca criogenica. Sono io il vero idiota. Dove sta questo bastardone? Eccola. Ecco. Adesso abbiamo sta scheda, arriva. Sono sicura. E arriverà anche malamente. Eccolo. Bombola Dur! Ah! Bruttissimi! Maledetti! Vai via, Bombola Dur! Eccolo, punto vitale. Ma non muore! Non muore. Ma che diamine, non muore. Ah, ce l'ha sotto la panza. Lo dobbiamo far alzare. Alzati, chiappe d'oro. Non muore. Abbiamo sprecato tutti i colpi. Arriva. Mamma santa. Beh, raga, come faccio io? Ho rimasto un colpo di fucile. Io vado via. Non andare via, non ti azzardare! No. Ma mi è rimasto... C'hai vito? È il pescito, per come pare. No, non devo prendere la vita. Devo mettere queste... Secondo me gli tocca lanciare le bombe che gli fanno esplodere tutti gli organi. Perché abbiamo finito i proiettili del fucile. Non so neanche... Non possiamo neanche crearli. Dobbiamo sbrigarci a trovare Mirino. Se no qua è finita. Allora devi stare ferma però, perché se tu mi muovi il joystick io non riesco neanche a mirare. Ti chiedo scusa. Ok. Vediamo questo. Cristo. Che diavolo di esperimenti fanno qui? Ora gente, mamma mia. Allora. Stai tranquillissima perché adesso noi moriremo malamente. Oh. Ah, non sta qui il mirino? Signori. E io come diavolo faccio a ucciderlo adesso? All'ubitorio ci siamo andati. La scheda l'abbiamo sovrascritta perché aveva detto di mettere la scheda qua e poi tornare indietro. Secondo me, allora, invece di affrontarlo subito, ci conviene andarci a prendere subito questo. Perché sennò non abbiamo i colpi per ucciderli. E questo è il secondo punto da dove dobbiamo andare, cara. Sì, ma dobbiamo andare a accendere la luce dall'altra parte, però. No, adesso è accesa. No. Adesso è tutto al buio, signori. Fammi una corsa. No, perché se ci capita davanti poi fammi un caso. Ma come facciamo ad andare di là, però? Entriamo a sinistra, giusto? Mm-hmm. Con molta calma, eh. Allora, fammi capire. Di qua, giusto? Mm-hmm. Eccola qui. Prima scheda. Eccoci qua. Dobbiamo andare subito qua a destra a prenderci sto coso, se è possibile. Porca. Guarda quanti ce ne stanno da volere acqua. Ok. Ah, eccolo, si era messo. Così arriva dappertutto, ok. Totalmente a caso, senza nessuna logica. Ecco qua. Qui. Ma c'hai i colpi di... Questo sarà sempre mitragliatrice.
non c'era il mirino qua? Ma regà, ma il mirino! Ma c'era quel tesorito? Forse. Sottolineo forse. Eh no, non è, perché l'abbiamo preso il tesorito. Vedi? Non c'è più. Era questa mitragliatrice. Se lo troviamo appoggiato. Qua c'è una maglietta? No. Allora, io prima di attivare questa leva... Qua? Forse qua, in cassaforte. Di solito stava qua. E no! Col cavolo, non ce l'hanno più messo. Arriviamo, fucilone. Mi sto sparando il parasol. Vabbè, Giorgia, dai, non possono farci del male. Ok. Guarda, ci sarà del tempo. Eccolo. Di nuovo chiappe d'oro. Merda, ancora. Arriva. Aspetta, aspetta. Aspetta, eh. Ah. Come sei cicciottello. Però ci fa entrare in giro. Aspetta un secondito. Scusa. Bastardo! E non lo vedo perché dove ce li ha. Madonna, come zompetti! Sgalassone mi vuole dare? Tanto siete brutti, santo cielo! Vedo, ma non ti fa niente nulla. Finiti i colpi, perfetto. Ci hanno dato quella frammentazione. L'abbiamo già l'abbiamo usate tutte. Non gli hanno fatto un granché in realtà. Ecco, facciamo. Perché non muore, capito? Non muore. Aspetti. Oh. E me l'ho appena. E io con tutti questi sarcicciotti in giro, neanche ci vedo. Raga, poi l'hanno fatti proprio lardosi male. Quindi ho pure i colpi della pistola, non ne posso più. Sì, ma non riesco. Lo so, tu c'hai ragione, per prima ho intravisto un puntino rosso. No, non muore facilmente, capito? Come facciamo? No, non muore proprio. Bastardo. Che serve? No! Non era proprio il caso questo! Poi riesco a farci lecca con questo grassone davanti, non so come. Esploso! Ce l'hanno sulla panza. No, ce l'hanno. Ognuno ce l'ha in punti diversi, Giorgia. Magari avessero tutti nello stesso punto. Allora. Comunque, il problema principale è che noi abbiamo finito tutte le munizioni. Ecco, scheda di livello 2. Non ma abbiamo più niente, abbiamo 8 colpi del fucile di precisione. Allora, poi dovevamo andare, una volta fatto ciò, di qua. Vedi, accesa qua. Ok. Se magari ci desse qualcosa, cioè, io speravo che ci desse subito il mirino, perché questo... Se ne incontriamo un altro tocca correre fino a dove non troviamo il mirino. Quindi sì, dobbiamo fare tempo. Se non ci dà almeno qualcosa per il prossimo film. Ci stanno pure quelli normali qua. C'è la ragazza. Vabbè, ok. Mamma mia ragazzo, troppo tossi da ammazzare. Qualcosa che piace è qua, già messo due volte. Oh, è rimasto col culo pizzuto. Salve. Qua c'era. Lo ricordo. E mi ricordo anche questo pezzo adesso, sai? Questo pezzo... Oh. Ah.
vedi. Sì, ma se non c'è dal mirino, se munizioni da carabina sono completamente inutili. Mega ce ne faranno mettere due insieme, no? No, ma te pare. Questo ci serve di livello 3, quindi tocca andare là dentro. Ah sì, qua sta il coso. Quindi o corriamo fino a laggiù. Corriamo fino a laggiù. Ma sicuramente si attivano solo dopo, eh. Quando prendiamo... Appena clicchi per fa... Infatti io vedrei. Se prendo tutta quest'altra roba ce l'abbiamo subito. Ci carichiamo anche la mitragliatrice adesso, eh. Di carabina, questo è chiuso. Mo' via, si attivano tu immagini. Ma quanti so? Oh. Ma mica si attiveranno tutti e quattro, regà. Riesco a farlo. Beh, per forza, eh. Vabbè, però adesso dovremmo essere bravi a far mira. A mira bene. Dato che io faccio cilecca ogni 2x3, probabilmente. Mira una cosa che non vedi. No, adesso la vedi. Capito? Perché qui... Eccolo. Durante un recente blackout, il soggetto di un esperimento si è risvegliato dal suo stato criogenico, ha distrutto la vasca di contenimento ed è fuggito. L'emergenza è rientrata dopo 20 ore. Questo incidente ha causato 7 morti e 19 feriti. Non siamo stati in grado di recuperare uno dei corpi e un attrezzo che aveva con sé. La causa di questo sfortunato incidente sta nell'instabilità dei generatori di corrente. Questi generatori sono antiquati, non possono più reggere i ritmi richiesti. Per evitare che una cosa del genere accada di nuovo, l'amministrazione deve dare priorità ai bisogni degli ingegneri più che a quelli dei ricercatori. Subitissimo. Prima di subito. Magari anche da qui. Aspetta, non volevo scavalcare, sinceramente. Ma tocca inserire tessera. Ma dove? Non bisogna inserirla. Qua. Eccolo. Perché non me la fa mettere? Mi serve una chiave inglese. Una chiave inglese. Ha detto che uno di questi si è mangiato la chiave. Capito? Okay. Ma se io gli sparo tipo subito, no? Vedi? Allora devi ripetere una volta. Ah! Dai, i primi due l'ho presi subito, dannazione! Calma. Non era questo. Ah, quindi bisogna beccare quello che c'ha la chiave dentro. Ma che famo, li sprechiamo i colpi? Dammi retta, Gio, bisogna beccare quello che ha la chiave dentro. Forse non è necessario. Dici che ce la fa vedere? Tu sei così fiduciosa? È quello! È lui! Vedi? Vabbè, almeno nel caso si dovessero attivare più tardi, ce ne siamo levati uno. Porco tinci! Porco tinci! Ce lo stomaco che si sta stracchissando. Vogliamo sparargli subito? Perché secondo me non ci fanno andare via qua. Ah, non ho preso due con un colpo? Sì, è uscito dal trofeo due parassiti con una pava. Ma vediamo per non piangere. Vabbè, ma così è un'altra cosa. Aspetta. Ok. Ci vostra. Avevo fatto la brava anche col primo. Il primo ho sprecato un sacco di colpi. Ma niente. Siamo sopravvissuti. Mo vuoi scommettere che qui arriva così a caso un altro? Aspetta, visto che io ho l'ansia che. Ma sarà uno, saranno cinque almeno. Ah, Leon, non riuscivi a girare un bullone, sul serio? Gente normale. Mitraglietta, vai. Dici? Io no. Ce l'ho una bombazzina. Yeah.
poi se vanno a ritirare le bombe, lo sai? Occhio. Anche c'è la pupazza. Sì, abbiamo capito che la scheda è pronta. Mi ha rotto il coltello. Sì, ce ne abbiamo già uno di scorta. Sì, ma mi sa che ce ne abbiamo pure più di uno. Oh cielo, signore, non l'avevo vista proprio a lei. Non so. Aspetti un attimo, eh. Cos'è, sono finito? A vedere se non avevamo preso qualcosa qui dentro, ma mi pare di sì. Sì, a parte quella. Ok. Dai, Giorgia, siamo andate benissimo, su. Sono sicura che qui, sai che succedeva? Che se tu per sbaglio tiravi la bomba, scoppiavano tutti gli aia, come li chiamiamo noi, e te li dovevi combattere insieme a tutti i nemici. Però magari sfruttando le bombe che ci avevano in mano loro, poi sarebbe stato un po' più tranquillo. Andava bene così, siamo state brave così. Raga, sono felice di aver superato un po' la mia paura. Questi sono proprio gli altri. Questo è per Ashley, sì. Magari potevamo pure andare a salvare prima Ashley, però poi dopo la dovevi nascondere nell'armadietto, non lo so. Però tu hai detto che avevi letto che serviva quello di livello 3 per liberarla, vero? Là, da quelle scale non sì. Si può salire. No, in realtà prima questa mi sa che si aprisse. Allora sta dietro. Sta di là, Ashley, ne abbiamo sbagliato noi. No. Eccola. Scusaci, Ashley, stavi dormendo, dovevamo lasciare ancora fa 5 minuti di sonno. Ashley. Diventa una regenerator. Oddio, no. Le tante cose, quella no. Merda. E tu c'hai la cosetta, spruzzagliela. No? Infatti, spruzzagliela. E vabbè, veloce, Leon, veloce. Poraccia, Ashley, porella. Ecco, un po' meno viene varicose gli sono venute. Andrà tutto bene. Sicuramente. Se sbrighiamo, sì, se perdiamo un altro po' di tempo. No, lui sta aspettando di trasformare lui. Adesso lui diventa rigenerato. Ma perché? Già, le tante cose. Perché bisogna fare le peggiori ipotesi per aspettarsi il meglio. C'hai ragione, su questo non hai torto. Mo che si mette a dormire un pochetto? Certo, Leon, ma che cavolo t'ha fatto fa? Tutto sta ambaradong. Aspetta, essere lei, che è un uomo. Abbiamo finito il capitolo! Salvare assolutamente sì, questo pezzo non lo voglio fare mai più davvero nella mia vita. Abbiamo preso anche due parassiti con una fava.